Il nostro viaggio in Molise oggi si ferma a Termoli, al Federico di Svevia, l'istituto alberghiero che ogni anno accoglie tanti studenti che scelgono questa scuola. Enogastronomia, gestione delle acque, risanamento ambientale, accoglienza turistica, tanti indirizzi. Scopriteli con noi, restate con noi. Siamo con la professoressa Maria Rosaria Musacchio, vicepreside dell'Istituto Alberghiero, una scuola all'avanguardia con tante proposte. Sì, la nostra scuola nasce come istituto alberghiero, ma non offre solo quello. Partiamo dall'istituto alberghiero, però. Offriamo 4 indirizzi di studio, che sono accoglienza turistica, enogastronomia con laboratorio di cucina, enogastronomia con laboratorio di bar, sala e vendita, enogastronomia con laboratorio di arte bianca e pasticceria. Gli indirizzi sono stati rivisti con il riordino degli istituti professionali, quindi diciamo che è dal 2017 che è partito questo nuovo ordinamento, se così lo vogliamo chiamare. Inoltre, all'interno del nostro corso di studi c'è un nuovo indirizzo, che è quello di gestione acqua e risanamento ambientale. È una scuola che, diciamo, in un certo qual modo immette sul posto di lavoro gli studenti subito dopo la fine della scuola. Certo, noi partiamo già dal terzo anno con quelli che sono i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, ex alternanza scuola-lavoro, facendo vedere sul campo quello che accade. Abbiamo diversi progetti sul territorio, abbiamo un progetto, si chiama Vivere il Territorio, dove i ragazzi vanno a fare esperienza nelle strutture di Termoli e dei paesi limitrofi, ma non solo, facciamo fare esperienze su tutto il territorio nazionale, un progetto che va avanti già da 11 anni e che purtroppo per la pandemia si è dovuto fermare, ma noi non ci lasciamo spaventare, ecco, dalla pandemia, anzi cerchiamo di trarre quello che c'è di buono dalla situazione di difficoltà. Infatti abbiamo approfittato per rivedere un po' tutta la struttura della scuola. Abbiamo rifatto i laboratori, abbiamo rifatto la palestra. I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We're stealing at the gas station when the time's cold. In the kitchen, hostel, trying to flip it off the stove. Rocking fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day, green light, it's time to go. I don't wanna live life fast or die too young. Die too young. 100 miles per hour, I might crash, cause a good die young. Yeah, a good die young. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Cause I'm coming back home. Where I left because I know my people needed me. Diamond in the rough, I don't know what it is they see in me. Go down as a legend in my city, cause we beat the streets. Trying to spread the wealth around the block, no I can't keep from me. Io sono Giulia e voglio una carriera nel mondo del turismo. Avete mai sognato di poter fare il giro del mondo? Accoglienza non è solo aspettare l'arrivo dei turisti di un albergo, ma è anche lavorare sulle navi da crociera, essere una guida turistica magari in una città grande ed importante.
Grazie alla mia scuola e all'esperienza degli stage nazionali e internazionali, sto perfezionando la mia figura professionale. È stato bello viaggiare, conoscere nuovi luoghi e ragazzi che, come noi, vogliono realizzare un sogno. Siamo con la professoressa Raffaella Di Tullio e siamo qui nella sala perché c'è anche un insegnamento ai ragazzi per quanto riguarda proprio l'attività di sala. Sì, siamo qui nell'Istituto Alberghiero Federico di Svevia di Termoli, siamo nel reparto sale e vendita dove appunto noi qui andiamo a formare dopo il primo biennio, il secondo biennio e quindi con il diploma di maturità la figura professionale che è il maître, che è lo chef de rang, che è il sommelier all'interno della ristorazione commerciale, tradizionale o per le grandi catene alberghiere dove appunto alcuni già nostri alunni diplomati per fortuna portano alta la bandiera dell'Istituto Alberghiero Federico di Svevia di Termoli perché sono inseriti all'interno di alcune grandi catene alberghiere in Italia e anche all'estero dove appunto effettuano e vanno a coprire dei ruoli molto principali e responsabili all'interno del settore sala ma anche all'interno del settore per quanto riguarda il bar con la caffetteria, con le bevande miscelate e con il servizio del vino. Com'è organizzata proprio la formazione? La formazione all'interno del nostro istituto è organizzata a primo biennio, le classi frequentano tutte e quattro le discipline professionalizzanti, comprese sale e vendita, dove i ragazzi proprio qui all'interno del nostro laboratorio si esercitano con noi docenti tecnico-pratici. Al secondo biennio, terzo e quarto anno, i ragazzi è l'anno di specializzazione, quindi con la crescita anagrafica ma anche con la crescita professionale, dove possono anche sul territorio nazionale e regionale ma anche all'estero possono mettere in pratica con l'alternanza scuola-lavoro quello che comunque gli è stato insegnato qui a scuola e approfondire sempre di più. E poi c'è l'anno conclusivo che è l'anno della maturità dove appunto con il diploma loro hanno ormai il passaporto per tutta la ristorazione. Sono Nicola e mi sono iscritto all'Alberghiero di Termoli perché volevo la possibilità di scegliere per il mio futuro. Con l'indirizzo sala posso lavorare nel mondo della ristorazione, del bar e della vendita. Posso diventare sommelier ma anche bartender. Quanto può essere figo lavorare in quei lounge bar importanti e fashion? Con questo indirizzo possiamo farlo. Il mio sogno? Diventare direttore di un importante albergo, magari business. Io ho scelto, scegli anche tu.